Un'altra innovazione che hanno fatto, che hanno proprio mutato completamente, le caratteristiche delle formazioni musicali. Prima c'erano le formazioni ad archi, no? Tutte quelle anche Santa Vittoria, e, no? Col jazz arrivano questi nuovi strumenti, arrivano i sassofoni e soprattutto arriva la batteria, quello strumento, come dire, quello che sorprende tutti, che nessuno ha mai visto. Il batterista è l'attrazione del locale, il batterista monta la batteria davanti al pubblico che guarda estasiato, poi dopo lancia in aria le bacchette, insomma è un po' gag, insomma, è il punto focale dell'orchestra, insomma, è proprio la batteria che in dialetto chiamavano us band. E diventa proprio, come dire, uno degli elementi che caratterizza questa era musicale. Us Band era poi la batteria. Da jazz band diventava S-Band. Faceva grande scalpore. A ghera di suonador, a ghera S-Band. Si divertivano a vedere il batterista perché era inteso forse più per un gioco che per il valore musicale che aveva lo strumento.